Ciao a tutti, sono Rebecca e lei è Liberty, la mia partner equina. Manca davvero poco alla partenza del mio tanto atteso trekking e oggi vi accompagno nei dettagli finali dei miei preparativi. Allora, ho fatto la lista per oggi e come prima cosa mangime Liberty, quindi diamoci una mossa. Inizio mescolando avena e crusca. Aggiungo poi 3 misurini di bacche di rosa canina, 2 misurini di mega base e 2 misurini di puzzolentissimo aglio. Aggiungo acqua finché non è bene umido e amalgamato. Scrivetemi nei commenti che tipo di mangime usate e come lo preparate. Mangime pronto. Minchia quanto pesa, andiamo. Sì, è da inizio settimana ho aumentato ovviamente il quantitativo e quindi adesso inizia a pesare di più questo mangime. Liberty! Mangime! Brava! Brava, amore! Ecco qua, adesso ti prendo e ti do il mangime. Ci sta mezz'ora a mangiare. Bene, adesso andiamo a pulire la sella che fa un po' schifo. Fatemi sapere se volete anche un video di come ho pulito la sella e di quali prodotti ho utilizzato. Ed ecco qui la sella pulita e ingrassata. Sono estremamente soddisfatta del risultato, sembra davvero quasi nuova. Bene, ora tocca sistemare le bisacce e vi faccio vedere anche le cose fondamentali che devono essere assolutamente dentro la mia bisaccia per qualsiasi tipologia di trekking. Si comincia con il primo oggetto, il kit del pronto soccorso. Sperando che ovviamente non accada mai nulla, è fondamentale portarlo via con sé, sia per noi che per il cavallo, e prima di partire controllo sempre che ci sia. Secondo oggetto, pala pieghevole. Potrebbe sembrare un oggetto insolito, ma è cruciale quando si cammina in zone abitate. Tenere pulite le strade è un piccolo gesto che fa davvero la differenza. Terzo oggetto, sacca con i ricambi per le scarpette. Liberty è scalza e durante i trekking utilizza le scarpette. Porto sempre con me i ricambi e le viti, così se si dovesse rompere qualcosa io sono pronta per sostituirla. Infine, il quarto oggetto, probabilmente il più comune, il nettapiedi. Che sia un cavallo ferrato o no, il nettapiedi è indispensabile anche per le piccole passeggiate, per controllare che non ci sia nessun tipo di sasso incastrato sotto i zoccoli. Ok, messo le cose più importanti, mi manca solo da mettere cibo e acqua. E quindi con la bisaccia siamo pronti. Ora andiamo a preparare la borsa degli indumenti, quella che dovrò mettere qui sopra. E sono pronta. Ho preso questa sacca appositamente per il trekking. E quindi inizio mettendo il pigiama, l'intimo, beauty case, maglia termica, maglietta e un paio di jeans. Se siete curiosi di sapere come andrà il trekking, vi invito a seguire il mio canale per i prossimi episodi. Seguitemi anche su Instagram e su TikTok. Ci vediamo nel prossimo video!